questo sicuramente è un video che ha un inizio ma non ha una fine, perché qua dentro la fine non c'è. E ho come l'impressione che mi servirà uno psichiatra, uno psicologo e un filosofo. E una clinica psichiatrica. In questi due video parlavo di NFT. Più che parlare ironizzavo, perché parlare lo fanno quelli che hanno studiato. Riassunto, si ragionava sul fatto che gli NFT, quindi arte digitale, non fosse tangibile, quindi toccabile. Io quindi mi domandavo dove potevo appendermela. In un secondo video Mark Zuckerberg mi ha inventato il metaverso, quindi un mondo virtuale, e i due neuroni che ho nel cervello si sono svegliati consigliandomi di appendere le opere virtuali in un universo virtuale. Ecco poi, i due neuroni, stanchi di questo grandissimo ragionamento, si sono addormentati. E il buio è arrivato nella testa e mi è venuto un dubbio. Psicologo, se sei all'ascolto, stammi vicino. Ecco il dubbio. Se quest'opera fosse già un NFT, un NFT alla sua terza, quarta, quinta versione, realizzata in digitale, ma il Broski la percepisce come vera. Ma quindi se questa è un'opera digitale, allora tutto questo potrebbe essere un universo già digitale, un metaverso. E quindi il Broski potrebbe essere la versione del Broski, ma in digitale. Magari, che ne so, la prima versione del metaverso risale a milioni e milioni di anni fa. E quindi io potrei essere la versione punto 10, 12, 15 di me stesso. Psichiatra, aiutami tu. No, perché le alternative sono credere a Darwin. Ma potrebbe essere anche lui un avatar. Oppure credere al presepe. Quindi oggi ho deciso, andrò in giro a tirarmi degli schiaffi per vedere... se sono vero o virtuale. Oppure vado in clinica. Bella Dabrowski.